Se le pratiche della divinazione sono consentite ecco, da Dio nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento, la divinazione è una parola che si riferisce all'indovinare le cose future, le cose nascoste, le cose quindi occulte che eh, ci consentirebbero, tra le altre cose, di interpellare i defunti attraverso delle sedute spiritiche eh, con l'ausilio di un medium o di una medium. Abbiamo nell'Antico Testamento l'esempio molto chiaro del libro di Samuele nel quale leggiamo che il re Saul prossimo ad affrontare una durissima battaglia contro i filistei i filistei ecco, vuole sapere come andrà a finire e quindi si rivolge alla maga di Endor non avendo ottenuto lui delle risposte dal, dal profeta, ecco, dai profeti e, e quindi non avendo risposte chiare si rivolge fa una pratica che è stata già condannata nell'Antico Testamento da Yahweh e eh, Samuele, eh, apparendoli in, in visione, quindi prima dell'inizio della seduta spiritica, quindi non interviene, eh, non interviene assolutamente eh, in seguito ai procedimenti spiritici ecco, della medium, la precede in un certo senso, appare e condanna l'azione. Eh, del, del re Saul, il fatto che abbia voluto ricorrere a una medium per conoscere l'esito della battaglia invece di affidarsi al Signore. E Saul viene condannato e morirà l'indomani, ecco di questa seduta, eh, durante una battaglia tremenda che verrà, eh, vedrà eh, Israele sconfitta. Per quale, viene, per quale motivo viene un motivo, viene condannato ecco, lo spiritismo, la divinazione? Perché il Signore ci ha creati umani e gli esseri umani vivono nel tempo e nello spazio, non possono conoscere le cose future. Devono vivere come la vita ecco, ci propone, cioè affrontando gli, gli eventi man mano che si presentano a noi, cercando di eh, affrontarli appunto nel modo più ragionevole e razionale possibile, affidandoci agli elementi che possiamo per esprimere dei giudizi su di essi e prendendo le decisioni che possono dipenderne. Per cui lo spiritismo praticamente abolisce l'essenziale della nostra condizione umana che si svolge nel tempo e nello spazio. Noi ci comportiamo da esseri che non sono più umani ma angelici e che hanno o ottengono delle risposte a tutte e a volontà. Sarebbe ovviamente fuorviante quel modo del, di, di vivere ecco del genere e che ci sottrae lo spazio e il tempo e che mirerebbe anche a soddisfare tutte le nostre curiosità, a offrire delle risposte a tutte, a tutto, loro, che noi non possiamo avere una risposta immediata, perlomeno, a tutto, e questi sono i principali motivi per cui la divinazione viene condannata nella Bibbia.